Allora siamo in diretta da Piazza Campo di San Severino, ci sarà la prima edizione in assoluto di Aries Tippo Summer Show, uno show organizzato appunto dagli amici dell'Aries Tippo Touring Service che appunto si occupano della gestione del castello e del museo di Santa Severina, e abbiamo con noi Roberta e Ilaria. La prima volta che voi partecipate, Ilenia scusa, partecipate a una manifestazione, sì, mi sei un po' emozionata. Sì, emozionata anche perché ci troviamo con un pochino senza voce per via del tempo, ma ce la metteremo tutta lo stesso, dai. Sei comunque abituata a fare dello spettacolo. Sì. Sì, tutto. sì, un pochino sì, sono abituata. È sì. La prima volta che ti esibisci a Santa Severina? A Santa Severina no, mi sono esibita una sera che c'era karaoke, però una cosa importante così è la prima volta. C'è molta più gente stasera? C'è molta più gente, sì, c'è molta più gente. Quali sono le tue impressioni? Sei emozionata? Sì, molto. Ti sei preparata abbastanza? Sì. Sei fiduciosa di fare bene? Sì. Devi essere positiva, dai. Sì, dai. Sì, dai, okay. Sì. Ti faccio un in bocca al lupo, ok? Grazie, crepi. Sì. Presenti a questa prima edizione di Aries Tippo Summer Show non solamente santasanesi ma anche persone che vengono fuori da altri comuni. Il caso di Antonella Zingari che ci presenta che cosa? Pitagora in fiaba, che è l'occasione di valorizzare la lettura ad alta voce anche in ambienti extrascolastici. E diventa appunto come in questa serata spettacolo insieme al canto, la danza, la musica, e cioè anche se diciamo io non sono nel settore dello spettacolo, così solo per esprimere la passione della cultura insieme diciamo con tutte le emozioni personali nella spontaneità. È avvolto da un vestito di lino bianco, veniva dalla Grecia, viene ricordato perché costruì a Crotone una famosa scuola che prese il suo nome, la scuola pitagorica, dove insegnava, era un maestro. E quando il maestro parlava non si udiva una mosca Egitto, volare. Arabia, India, per acquistare sapienza, astronomia, geometria, aritmetica, musica. Pitagora aveva un particolare interesse per Monica, Noemi e Vanessa presenti a questa prima edizione di Aries Tippo Summer Show. Che cosa ci presentate? Don't worry, ballo. Da quanto tempo che ve lo state preparando? Da 2 settimane. È stato impegnativo? Sì, molto. Sono buoni risultati? Sì, sei dai. Contenta di quello che avete fatto? Sì. E tu che sei la più piccolina, sei emozionata? Molto. È diverso fare una serata a San Severino, ci sono tutti gli amici di papà e di mamma, o è più difficile farla a Palermo? È più difficile farlo qua. Perché qua ti conoscono un po' tutti, vero? Poi la piazza c'è un sacco di gente. Però sono sicuro che sarete bravissimi, ok? Auguri, ciao! Grazie, ciao! Yeah.
siamo con Iris Coz, che stasera che cosa ci presenta? Bailando. Sei un po' emozionata? Sì. Però ce la farai, sei sempre la numero uno, ok? Fai ciao papà e mamma. Grazie. Ciao. 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 Il momento di ballare per Gaia, Sabrina. Vi siete preparati duramente per questa serata? Oh, mamma mia, sì. Sei emozionata? No. Tu sembri un po' meno emozionato, no? No. Avete paura di tutta questa gente che c'è? Mamma mia, sì. Secondo sì. me invece sarete bravissime. Balliamo una canzone. Secondo te avrà successo? No. Devi essere un pochino positiva. Secondo te invece? Sì. Ok, vi faccio gli auguri, ok? In bocca al lupo. Grazie. Con una persona abbastanza impegnativa, con un nome abbastanza impegnativo, Eros, figlio di una mia grande amica Gabriella Mirante, che abita appunto in quel di Cosenza. Eros, che cosa ci presenti oggi? Vi porto tre brani al pianoforte. Tu studi pianoforte a Cosenza una volta a settimana, mi dicevi, giusto? Sì, a scuola. È una passione che hai da quando sei nato? Più o meno da 2 anni. E ti piace, vero? Hai avuto modo di esibirti da qualche parte? Sì, ho fatto un concorso e 2 concerti. Ok, è andata bene, sì? Sì, al concorso sono arrivato primo. Complimenti, ascoltami, sei emozionato oggi perché ti esibisci davanti ai tuoi zii e ai tuoi parenti, vero? Sì. Secondo te come andrà? Bene. E noi ti facciamo gli auguri, è positivo sto ragazzo, complimenti Gabriele, complimenti. Auguri. Grazie. In questi tipi di manifestazione devo dire che sei pure molto brava, siamo con Daria Ranieri. Daria, che cosa ci presenti questa sera? Presento
Presento un ballo Uptown Funk. È la prima volta che lo fai? No, cioè al saggio l'ho fatto e adesso lo ripeto qua. In questi giorni ti sei preparata per bene? Sì. Da solo o ti ho aiutato qualcuno? Dimmi la verità. No, da sola. Da sola. Noi ti faccio... La verità. Okay. Noi ti facciamo i complimenti e speriamo che farai una bella esibizione, ok? Grazie. Ciao. Ciao. Ancora nuovi partecipanti, ancora di Santa Savina. Siamo con Alessandro e Antonio che ci presentano che cosa? Faremo un brano dei Pink Floyd chiamato Money. Chitarra ovviamente, vero? Sì. Chitarra elettrica. Già qualche tempo che l'avete provato o la prima volta? No, l'abbiamo già provato. Già provato. E siete già esibiti col verso col sì. pubblico? Sì, sì. E com'è andata? Bene. Siete massicci, siete tranquilli? Sì. Vi faccio gli auguri, ok? Grazie. Anche i fratelli Cardelli presenti questa sera al primo Summer Show Aristippo di Santa Severia. Siamo con Francesco e Matteo, che cosa ci presentate stasera? Stasera suoniamo Hey Joe del grande, del mitico Jimi Hendrix. È la prima volta che suonate questo pezzo? Sì, la prima volta. La prima volta, questo, solo in un pomeriggio provato, solo oggi e basta. Quali sono le tue aspettative? Di far divertire, diciamo, il pubblico, dai. Vabbè, siete positivi. Sì, però. Sì, positivi. Ok, sempre vi faccio positivi. Sempre positivi. Faccio i miei complimenti, auguri. Grazie.
Dovevate essere inizialmente presente fuori concorso, ma poi si è deciso di farvi partecipare, appunto di entrare in concorso. Ditemi che cosa cantate e l'emozione di cantare davanti a questo pubblico. Beh, devo dire che se sono in gara, in concorso, è grazie diciamo a Fernando Panza che me l'ha chiesto di dare il mio pieno contributo a questa prima manifestazione organizzata dalla cooperativa Aristippo, Aristippo Summer Show, quindi ecco, sono contento di dare il mio pieno contributo partecipando alla gara. Ecco, per questa sera suonerò un pezzo inedito, una canzone scritta da me, ecco, e spero davvero che possa arrivare forte, diciamo, il messaggio musicale, soprattutto l'emozione che questo pezzo trasmette. Grazie. Hold my mind from wandering, keep my heart from starving. I know that not much is really immaculate inside of me. Tell you is that I'm from those battles cruel and wild. Within and without me, visibleness is bursting on through the sea like morning bells through the trees. Oh baby, baby, the light keepers call. A Franco Lepera, Franco Barone e Nino Mirante, con ammirazione e gratitudine per la passione profusa nell'esaltare la vita, i sentimenti e le emozioni della musica popolare. Grazie a Franco Lepera, Nino Mirante. Allora, c'erano dei ragazzi che giocavano a padrone sotto. Don Arnaldo ci ha detto: io vi lascio una cascibello, però voi facete il bordello, casuba, ci sono cristiani che dormono. Allora Don Arnaldo se ne è giunto, però voi l'uomo o io che si era cominciato ad allungare, ed è perché all'ultimo giro era capitato un quaccione totularo e non sono stato giunto. Allora Don Arnaldo a ricendo un minuto o ce l'ha fatta ciò, è uscito fuori e ci ha detto: non solo facete il bordello, ma pure voi peritate. Peppinuzzo prima si era potente di pace, aveva studiato fino al ginnasio. Allora quando venivano cristiani fuori pure dalla pitagina ci parlava l'italiano, però dopo un po' di tempo pure fuori con paesana ha cominciato a parlare l'italiano e i compaesani che su coro sopportavano. Allora donna Peppe non sono io, mi è capitata a cugione e ha visto una targa con scritto psicologo e ci ha saluto e ci ha detto al psicologo: dottor, chiedetemi quanto volete,
Ma a me amate cacciare l'esercizio italiano la bocca. Peppe Nuzzo è l'offerta del rappresentante. Non io hanno Peppe Nuzzo una gita, era dalla bottega ed è venuto un rappresentante. Caccia ha detto, ne volete scatoletti con giangiato? No, perché in casa tutti coltivatori e non ne veniamo. Un paio Peppe Nuzzo ci ha detto, pieni, bene può non servire. Peppe Nuzzo l'ha sentito. Però ora scena aveva partecipato pure su di Meriello. Allora su di Meriello ha piato da Nicecoloro e ci ha detto vado, quando vedono vogliono passare, Piave ci dava 100 lire. Allora, e questi 100 lire ci diciamo ci va a cattare una scatoletta con cianciato dove ha la potenza. Ha piato 100 lire, sappiamo che non potete farci tagliare le salone. È iniziato fuori e ha assicurato lo studio di Meriello. Un campo campo, ci ha detto ti t'ammazzo, ti t'ammazzo. Sì, sì. Che cosa ci presenti? Te presento ballo, esebizione ballo travesuras. È la prima volta che lo fai, l'hai fatto altre volte? Il talent è la prima volta, però ho partecipato a molti, tipo la nave delle stelle. Ok, ti auguriamo buona fortuna. Grazie mille. Allora, canto Una finestra tra le stelle. L'hai già fatto qualche altra volta? No, non l'ho mai fatta, è la prima volta che la faccio. Sei emozionato o sei tranquilla? No, no, sono tranquilla. Auguri. Grazie. Che cosa proponete questa sera agli amici San Severino? Un balletto. Che si chiama? All of Me. L'avete preparato da molto tempo? No, no. Da lunedì. Siete emozionate? Maria Teresa è emozionata? No. Siete emozionate il pubblico o c'è anche un guaglione? Cioè, no, no. E tu invece sei pure emozionata? Sì, sì. Forse la meno emozionata sei tu, di la verità. Io? Sì. Ok, vi faccio un bocca al lupo e buona fortuna. Grazie. You kicking me out, you got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on?
questo primo talent show, che cosa ci presentate? Vi presentiamo i giardini di marzo di Lucio Battisti. È la prima volta che lo fate? Sì, qui a Santa Severina sì, però siamo stati anche nei dintorni, noi suoniamo pianoforte, batteria e anche studiamo canto. Quindi siete abituati al grande? Sì, siamo abituati, sì. Ok, vi auguro una buona fortuna e in bocca al lupo. Crepe. Passava e quel uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre, rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero con i fiori non ancora appassiti. Ballettino. È la prima volta che lo fate insieme in pubblico? In pubblico sì, cioè insomma pubblico santaseverinese, per il resto balliamo spesso insieme. Certo, siete un po' emozionati? No. Tranquillo. Al ballo siete abituati? Ormai. Tranquillissimo. Ok, vi auguro una buona fortuna. Grazie. Atención, todo yo jurado, nunca he jurado en vano. Por mi madrecita, alguien fabricó mentiras intentando hacerme daño. Yo no he hecho nada. Aquí hay pruebas contundentes de que usted sí ha sido infiel. ¡Silencio! ¡Orden en la corte! Anche Anastasia Tasco stasera presenta al Summer Show dell'Aristipo. Che cosa ci presenti? Just Give Me a Reason di Pink. È la prima volta che lo fai, no? No. Quindi l'hai già fatto davanti a parecchio pubblico? Al liceo. Sei preparata? Sì. Sei emozionata? Abbastanza. Sei convinta che farai sì. bene? No, non lo so. In bocca al lupo. Now you're in time.
Si è superato per la prima volta davanti agli amici di Santa Fe. Ok, sì. Che cosa canterete? Se bruciasse la città, di Massimo Ranieri. È una canzone che avete già cantato in altre cose. Senz'altro, sicuramente la conosco bene. Dopo di siete molto bravo. So bravo, però stasera mi devono scusare perché ho la voce un po' rauca. E farò del mio meglio, farò del mio meglio. Sì, ok. Facciamo gli auguri. Grazie, in bocca al lupo. Che ogni notte ti vedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Anche il fuoco mi ucciderei per rivedere te. Direttamente da Bologna, il tuo primo concorso è Summer Show. Sei perfetto, emozionata? Un pochino sì. Cantare di fronte ai tuoi paesani è sempre un'emozione, certo, sì. Che cosa ci proponi? Quelle che le donne non dicono di Fiorella Mannoia. L'hai provata oggi? Sì, provata, speriamo bene. Ok, facciamo in bocca al lupo. Va bene, ciao. Non sentiamo del dolore che scivola così, poi abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' per la voglia di piacere a chi c'è già potrà arrivare a stare con noi. Siamo certe giornate a mare, lascia fare, tanto ci potrai trovare qui. Nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose, e ci diremo ancora un altro. Lascialo la scia. Che torna ma non sentirà dalle macchine per noi i complimenti dei playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di... Allora, oggi abbiamo due amici della Bulgaria che sono qui fuori concorso. Come ti chiami? Ivajevo. E tu? Nicola. Che canzone cantate? Noi cantiamo Detve Asiti. Ok, buona fortuna, auguri. Grazie. Grazie. Моите очи носи морето любовта, носи даже мъничко дъга, искам да те бера на брега, искам да те пана за ръка. Лятото доведи ни до тук, където вечно влюбена. Топи технич, ке абим авуто нен корсо на сада, пер ера онлайн, квинто дал виво. Ringrazio la cooperativa di Stippo, tutti che ci siamo impegnati durante questi giorni per fare questa manifestazione che è anche per Santa Severina, diciamo, hanno partecipato tante persone di Santa Severina. All'inizio eravamo molto scoraggiati che non si iscriveva nessuno, poi negli ultimi due o tre giorni abbiamo avuto il pubblico. Grazie, io non sono grata, e non c'entrava niente perché io... Ai maschietti, grazie. Insieme ai miei colleghi di giuria
è indicato come terzo Ilenia Colossimo e Roberta Fatti. Volevamo ringraziare tutti quanti e la giuria. Grazie a voi ragazzi. Molto vicino. Però poi chiaramente bisogna fare una scelta e ce ne assumiamo tutte le responsabilità. Dunque, la seconda classificati Rossana e Antonio Pergente. Nella prima edizione della Ristippo Talent Show. La decisione è venuta dopo un po' di discussioni, però alla fine è stato unanime. Dunque, volevo chiamare sul palco la magnifica, secondo me veramente magnifica, Iris Cozza. Sì, certo, certamente, questo era scontato. Allora Iris, hai vinto il primo premio di questa prima edizione della Ristippo Talent Show, sei contenta? Sì. Benissimo, io credo che il ballo sia veramente nel tuo sangue, ce l'hai trasmesso sin dall'inizio e mi auguro che ci delizierai con la replica del ballo con cui ti sei esibita. Lo farai? Sì. Allora, bravissima! Tumbling down.